Se ricordate, la volta scorsa vi avevo detto, prossima volta, se c'è qualcuno che ha delle domande, me le faccia, insomma, io so. Allora, immagino che tutti quelli di voi che erano al concerto di mercoledì scorso una domandona ce l'abbiano, ma, no? Avete già capito a cosa mi riferisco? Mi riferisco all'ultimo pezzo che è stato eseguito, cioè alla suite dal Lago dei Cigni, perché io vi avevo annunciato un pezzo che poi in realtà non è stato eseguito, o meglio, è stato eseguito tutt'altro. E forse ve ne siete qualcuno di voi che magari conosce, perché è molto famosa il Lago dei Cigni, in particolare la suite che si ascolta in disco, è difficile ascoltare il balletto intero su disco, 2 ore e mezzo dura il balletto. Ma la suite è molto conosciuta, molto diffusa. E allora, magari, come ho fatto io, a un certo punto, quando è cominciata l'esecuzione, ho detto, ma cos'è questa roba? Cosa sta facendo? E poi vi avevo annunciato un Tchaikovsky, insomma, che vi avrebbe commosso, perché era pieno di energia, sicuramente, avete sentito quanto ritmo, e quante danze, e quanti valzer, polche, mazurche, tarantelle, ma vi dicevo, però, insomma, il Lago dei Cigni è una partitura che ha un suo romanticismo, un suo sentimentalismo, no? Tchaikovsky è famoso proprio per quello. Niente di tutto questo. Allora, cosa è successo mercoledì scorso? È successo che, non lo sapevo io, ma non lo sapeva neanche la sagra, perché se io guardavo i tabelloni prima nell'intervallo, avevo proprio guardato il programma e avevo visto suite dall'uccello, suite dal Lago dei Cigni, sempre l'uccello, stasera abbiamo l'uccello di fuoco e l'altra sera c'era il cigno, una variazione sul tema. Bene, dicevo, sul tabellone c'era scritto giustamente suite dal Lago dei Cigni 25 minuti. In realtà è durata 70 minuti circa, più di un'ora. Allora, il giorno dopo io sono andato a controllare, dico, ma cosa è successo? E ho scoperto quello che non spiego. Ossia che questo direttore, Christian Järvi, con un'orchestra svedese, credo, comunque l'orchestra sinfonica di Gstaad, ha inciso per la Sony una suite dall'uccello, una suite dal Lago dei Cigni in un suo arrangiamento, o meglio l'arrangiamento, non è che abbia riscritto la musica, però ha preso i 30 brani che formano la partitura di questa grande partitura, ne ha fatto una scelta, li ha riordinati secondo una sua logica, li ha un po' accorciati e, diciamo, incollati fra di loro a modo suo, e ne ha tratto questa che viene presentata come ve la leggo in italiano, non ve la leggo in inglese così mi evito una brutta figura, una nuova versione del direttore Christian Järvi. L'ordine cronologico dei pezzi è stato arrangiato nuovamente per raggiungere un arco drammatico di tensione. L'arrangiamento inoltre contiene alcune nuove transizioni, i collegamenti fra un pezzo e l'altro, che quindi evidentemente sono stati arrangiati dal direttore, e alcune nuove conclusioni musicali. Quindi c'è stato un intervento di questo direttore sulla partitura di Tchaikovsky. E io, mentre ascoltavo, dicevo, una cosa così non l'ho mai sentita, e sono rimasto un po' allibito. Comunque, questa è la soluzione di questo mistero, di questa cosa. Doveva durare 25 minuti, invece ne è durati 70, come vi dicevo. Ma, siccome anche stasera abbiamo due suite, altre due, ma questa sera c'è l'indicazione dei brani in tutte e due le suite, quindi questa sera stiamo più tranquilli, non dovrebbero esserci sorprese o
o come dire, imprevisti. Che cosa abbiamo? Abbiamo stasera abbiamo quattro compositori, di cui due sono due giganti e gli altri sono due compositori per tanti aspetti deliziosi. I due giganti sono Ravel, Maurice Ravel, francese, l'omino piccino, più piccolo di me, che è uno dei più grandi compositori del Novecento, e un altro che forse è il più grande compositore del Novecento, comunque uno dei, anche lui, e comunque tutti e due stanno, vorrei dire, fra i primi cinque, Igor Stravinsky. Poi ci sono altri due compositori, i cui nomi a qualcuno saranno conosciuti, ad altri no. Uno immagino che la maggior parte di voi non l'abbia mai sentito nominare, Alberto Evaristo Inastera. È un compositore argentino, molto interessante, e che viene quindi un compositore del Nuovo Mondo, però col Nuovo Mondo lui poi ha avuto un rapporto molto particolare. Era argentino e poi, siccome in Argentina c'era la dittatura militare, lui a un certo punto se n'è venuto in Europa, perché là non era aria per lui, perché era una persona troppo, diciamo, indipendente dal punto di vista anche delle idee, e quindi è venuto in Europa e poi si è stabilito in Svizzera, dove poi è morto nel 1983. Era nato nel 1916. Bene, quindi Inastera, un nome che immagino pochi di voi conoscono, ma se vi dico una cosa allora vi diventa un po' più familiare. Inastera per un anno è stato, un anno solo, perché poi i due non andavano d'accordo, è stato maestro di Astor Piazzolla. E Astor Piazzolla penso lo conoscete un po' tutti, anche chi non si occupa di musica classica. Ma Astor Piazzolla era una testina calda, era un personaggino che aveva, insomma, le sue idee, era un geniaccio, ma era difficile da trattare, quindi il rapporto con questo maestro alla fine si è rotto e quindi ognuno è andato per la sua strada. Ma tutti e due poi alla fine sono venuti in Europa, anche Piazzolla infatti è venuto a studiare in Francia, a Parigi e così via. Inastera quindi. E poi l'altro è Francis Poulenc. Si dice Poulenc e non Poulenc. Attenzione, perché i francesi, molto spesso chi sa francese dice Poulenc. No, no, si dice Poulenc. Perché? Perché i cognomi, come spesso succede anche in inglese, hanno le loro eccezioni rispetto alla pronuncia. E Poulenc si pronuncia Poulenc senza la... sapete le nasali francesi? En, e, on, e, eccetera, eccetera. Invece lì no. Allora, Francis Poulenc è un musicista francese vissuto quasi contemporaneo, più giovane di Ravel, ma hanno condiviso in gran parte lo stesso ambiente, lo stesso mondo, gli stessi episodi, la stessa avventura, la stessa storia in pratica. Addirittura di Ravel e di Poulenc noi ascoltiamo due concerti per pianoforte, un concerto per due pianoforti di Poulenc e un concerto, mi manca, qual è la parola per dire qualcosa di più di capolavoro? Come si fa a dire? Iper capolavoro? Vabbè. Il concerto in sol maggiore per pianoforte e orchestra di Maurice Ravel, che così sempre per fare il Guinness dei primati, si potrebbe anche considerare il più grande, più bel concerto per pianoforte del Novecento. Uno potrebbe dire, c'è anche Bartok, c'è anche Prokofiev. Sì, è vero, loro hanno scritto concerti importantissimi e bellissimi, ma il concerto in sol di Ravel, vedremo. Allora, e poi ci sono i due concerti, quindi quei per pianoforte. Stasera c'è una grandissima pianista argentina ed è molto probabile che la scelta di Inastera sia legata anche a questo, anche se lei non suona in questo. Però tutto il programma è affidato a una compagine sudamericana, perché la Youth Orchestra of Bahia
quindi l'orchestra giovanile di Bahia, quindi un'orchestra brasiliana, diretta da Ricardo Castro, con solista, dicevo, la grande pianista Marta Argerich, grandissima fra le pianiste donne in attività adesso, è sicuramente la più famosa, la più celebrata, insomma. E poi c'è un'altra pianista in Pulenka, appunto, dove ci sono due pianoforti, si chiama Teodosia Ntoku. Mi scuserete, ma non vi so, dovrebbe essere greca, ma non ne sono sicuro perché non ho letto il curriculum, ce li ho lì, ma non sto a perdere tempo, li guarderete voi. Allora, e veniamo alle suite. La prima è di Ginastera, il quale Ginastera si era diplomato da poco, era un giovane, 22 anni, fresco di studi di conservatorio, quando presentò una composizione, un concerto, e ebbe là il colpo di fortuna che succede a molti, anche la storia per esempio di Stravinsky è una sfilza di colpi di fortuna, perché c'era un grande impresario, che era l'impresario di una compagnia di danza, la American Dance Ballet Caravan, e questo impresario sentì questo giovane compositore e andò da lui e disse: senta, vorrei che lei mi scrivesse un balletto per la mia compagnia di danza. E lui accettò, se non che si mise al lavoro e nacque questa estancia. Dopo vi dirò cosa vuol dire il titolo, che lui terminò di comporre nel 1941, ma nel 1942, è lì la sfortuna, la compagnia di danza si sciolse e il balletto non poté essere fatto. E allora, secondo voi, cosa ha fatto Ginastera? Ormai l'avete capito, dal balletto, siccome non si poteva fare il balletto, ha ricavato ovviamente una suite, così la sua musica è potuta circolare e lo ha lanciato sul palcoscenico in attesa del debutto di questo balletto, che poi è debuttato dopo la guerra nel 1952, ma è stato con questo balletto commissionatogli da questo impresario, poi appunto con la cui compagnia fallì, che ha segnato la sua grande fortuna. Il suo pezzo fu uno dei suoi pezzi, forse il più famoso, è Stasia, appunto, un balletto che racconta, descrive una storia molto semplice. Un ragazzino di città, siamo in Argentina c'è la Pampas, ci sono le grandi praterie, ci sono i gauchos, grandi milioni e milioni di capi di bestiame, pecore, ma soprattutto mucche, ok, bovini, mandrie, quindi. E i gauchos sono i cowboy argentini. Allora, un ragazzino di città capita in una grande estancia, cioè una grande fattoria, un grande ranch, dove ci sono questi gauchos de hacienda, che in realtà vengono chiamati peones de hacienda, ma sono i gauchos. I gauchos in realtà sono i cowboy girovari, invece questi peones de hacienda sono i gauchos che si sono fermati in un posto, bene, e che lavorano per una grande azienda e fanno i mandriani, tengono dietro le bestie, ma ovviamente fanno un lavoro molto faticoso che chiede grande forza, grande abilità a cavallo, eccetera, eccetera, eccetera. E c'è tutto, come dire, c'è tutta una mitologia sul machismo dei gauchos. Allora questo ragazzino di città capita lì, vede una ragazza e se ne innamora, ma lui è un ragazzino di città, Ingherlino, e questa ragazza è circondata da questi gauchos, questi maschiacci che danzano, fra l'altro, e che si sfidano in continuazione in prove di coraggio, di forza, di abilità, eccetera, eccetera. E allora questo ragazzino sfiderà anche lui, oserà, è talmente innamorato di questa ragazza che cercherà anche lui di cimentarsi con questi uomini delle praterie, rispetto ai quali lui non ha nessuna, come dire, addestramento, nessun allenamento, però alla fine ce la farà.
Allora, la suite è in quattro movimenti, si intitolano Los Trabajadores Agrícolos, e sono i lavoratori della campagna, e sentirete l'energia, l'attività frenetica di questi lavori. E poi c'è la danza del trigo, cioè del grano, che invece è un momento lirico, sereno, che ci descrive un mondo incontaminato, puro, è la serenità della campagna, insomma, dell'agricoltura ancora non ideale, ecco, dei nostri sogni. E poi ecco Los Peones de Hacienda, cioè i gauchos, e quindi un brano assolutamente violento, assolutamente ritmico. E ancora più ritmico, ancora più violento è Malambo, che è la danza conclusiva. Malambo è proprio una danza riservata agli uomini, è una danza che ha delle caratteristiche che la avvicinano per certi aspetti. Non so se avete mai sentito nominare la capoeira, la danza brasiliana. La danza brasiliana, quella capoeira, è una specie di arte marziale, cioè si avvicina molto all'arte marziale. Per danzarla bisogna, insomma, avere delle doti molto particolari. Il malambo è un po' simile a questa cosa, e quindi vi potete immaginare come la musica descrive l'energia di questa danza, nella quale poi, nel balletto, anche il ragazzino di città viene coinvolto in qualche modo per conquistare il cuore della sua bella. Sentirete una musica assolutamente ritmica, assolutamente come dire, energica, con un lavoro di percussioni strepitoso, però appunto siamo nel 1941, siamo in pieno Novecento ormai. Lo sdoganamento, come si suol dire oggi con una brutta parola, delle percussioni nella musica sinfonica, nella musica classica, è avvenuto tra la fine dell'Ottocento e i primi del Novecento, e fra quelli che hanno più contribuito a, come dire, rendere imprescindibile la percussione nella musica, quindi i ritmi violenti, brutali, cioè la batteria sostanzialmente, indipendentemente dal jazz, ma già prima, va bene? Perché? Perché si erano nel frattempo, alla fine dell'Ottocento, a Parigi soprattutto, conosciute le musiche degli altri paesi, musiche zingare, musiche africane, musiche asiatiche, musiche arabe, musiche indonesiane, eccetera, eccetera, musiche di tutto il mondo. A Parigi facevano le Expo. Beh, ne abbiamo fatta anche in Italia recentemente una, l'anno scorso a Milano, no? E se non che all'Expo di Parigi, la più famosa di tutte, quella che viene fatta nel 1889, andarono qualcosa come più di 50 milioni di visitatori. A Milano l'anno scorso sono arrivati, non so, 20, circa la metà, insomma, qualcosa del genere, se non sbaglio. Quindi considerare che siamo nel 1889, quindi più di un secolo fa, Parigi fu epocale, quella Expo, e altre ne seguirono. Ma una delle attrazioni maggiori furono proprio le musiche esotiche, le musiche pittoresque, come le chiamavano i francesi all'epoca. E tutti i compositori francesi, ma non solo francesi, da tutta Europa, si ritrovarono a Parigi in quelle esposizioni a scoprire queste musiche, si resero conto che nella musica europea non c'era la percussione, o meglio, c'era poco, c'erano i timpani, e cominciarono alla fine dell'Ottocento, appunto, nelle orchestre a essere inserite sempre più numerose le percussioni, che richiamavano un mondo primitivo, un mondo violento, un mondo però puro, non contaminato, ancora selvaggio, il primitivismo. Ci si innamorò, ma anche delle arti figurative dell'Africa, dei paesi lontani, eccetera, eccetera. Picasso ha dipinto quadri con tutti quegli spigoli, tutte quelle facce strane, così, e altri pittori come lui, proprio perché c'era stato questa improvvisa moda, questa scoperta dell'arte primitiva e anche della musica, che veniva chiamata primitiva, ma che tanto primitiva non era in realtà. Adesso parto facendovi ascoltare alcune cose.
Allora, non vi farò sentire niente della suite di Ginastera, quella la scoprirete. È una musica immediata, una musica, vorrei dire, facile. Vi farà, penso, battere il piede. Sentirete. Invece, vorrei cominciare a farvi sentire, a proposito della scoperta dei mondi lontani, delle musiche dei paesi lontani, anzi addirittura lontanissimi, vorrei farvi ascoltare qualche passo del concerto di Poulenc. Il signor Poulenc era praticamente un autodidatta, aveva studiato privatamente, voleva entrare in conservatorio. Siamo nel 1917. Lui era nato nel 1899 e aveva quindi 18 anni. Non era mai entrato in conservatorio, però ci teneva, voleva entrare, voleva studiare composizione, e voleva studiare composizione, si rivolse a uno dei docenti più importanti del conservatorio di Parigi, Paul Vidal. Ce lo racconta lo stesso Poulenc. E come andò l'incontro? All'inizio è stato anche cordiale, chiedendomi chi fossero stati i miei insegnanti fino ad oggi, altre cose. Poi mi ha chiesto se gli avevo portato un manoscritto, una mia composizione. Allora gli ho dato Rapsodia Negra. Lui l'ha letta attentamente, poi ha aggrottato la fronte e quando ha visto la dedica a Satie, ha sgranato gli occhi furibondo, si è alzato in piedi e mi ha urlato queste esatte parole: il suo lavoro è marcio, è la coglioneria infame di un incapace, mi vuol prendere per i fondelli con tutte queste quinte parallele. I compositori sanno, non si possono fare le quinte parallele, storia lunga, ma così, con tutte queste quinte parallele, ma chi vuole prendere per i fondelli? E che cavolo è questa Honolulu? Vedo che lei bazzica la banda di Stravinsky, Satie e compagnia bella. Allora sa cosa le dico? Buonasera! E l'ha mandato via. E così il povero Poulenc non è andato al conservatorio, però ha fatto la sua carriera ed è diventato un compositore importante. Era però vicino, faceva parte di quel giro, di quella banda di sciamannati, di sovversivi della musica, che Vidal considerava appunto quali Stravinsky, Satie, eccetera, eccetera. Allora adesso, prima di farvi sentire il concerto qualcosina del concerto di Poulenc, allora vi faccio sentire qualcosa di Satie e di Stravinsky. Ma allora, cosa facevano di così terribile questi Stravinsky, questi Satie? Allora, Satie era un personaggio buffo. Quando morì, lui viveva, si era trasferito a 10 km da Parigi e tutti i giorni lui veniva a piedi a Parigi e tornava a casa la sera, molto tardi, spesso la mattina. Nessuno mai era andato a casa sua. Quando aprirono l'armadio, era morto, aveva 18 completi neri, tutti uguali. Lui era sempre vestito uguale e nel suo armadio ne aveva 18. Aveva una collezione di decine e decine di ombrelli che si portava sempre dietro dovendo fare un lungo tragitto, non si sa mai, e era un tipo in particolare. Ma era un personaggio, non era un compositore geniale, non era un Debussy, non era un Ravel, non era uno Stravinsky, ma era un visionario, bizzarro, e aveva ed era molto avanti rispetto a tanti altri. Allora, ecco, state a sentire, nel 1904, quando appena in America era scoppiata la moda del ragtime, se avete ascoltato l'ultimo bis che ha fatto Bollani due sere fa, ha eseguito un suo arrangiamento di un ragtime molto famoso. Quello stile, ecco, era nato alla fine dell'Ottocento. Infatti vi ricordate che Bollani diceva: è un pezzo del 1899, non è proprio esattamente la versione del 1899, perché lui ci ha messo le mani ovviamente e ha improvvisato, ma il genere era quello.
veniva dall'America ed era già, stava arrivando in Europa. E nel 1904 Satie scrive questa cosina qua, si chiama Piccadilly, un pezzettino che dura neanche un paio di minuti. Vi faccio sentire l'inizio. Semplicemente molto carino, ma per l'epoca era qualche cosa che richiamava appunto la musica negra in un modo che era, insomma, assolutamente disdicevole. La prevenzione, il razzismo proprio di natura culturale nei confronti di quella che era la musica, diciamo, dei bassifondi, musica che veniva dalla gentaglia, che veniva da altri paesi, eccetera, eccetera, divideva proprio i musicisti in due partiti: chi era innamorato di queste cose e chi era assolutamente contro. Vidal era assolutamente contro. E poi, qualche anno dopo, arrivò il ciclone Stravinsky. Noi lo ascoltiamo stasera in una suite meravigliosa, ma qualche anno prima della sua esplosione vera e propria. Esplosione vera, quella che già vi ho citato più volte, perché c'è stata parecchia gente che è andata all'ospedale, avvenne il 29 maggio 1913 al Teatro Le Châtelet, va bene, dove era Le Champs-Élysées, adesso ho un'amnesia, comunque a Parigi andò in scena un balletto, l'ennesimo balletto, si chiamava Le Sacre du Printemps, la sagra della primavera. La sagra della primavera è uno dei capolavori che ha segnato, cambiato proprio. Immaginate proprio un cartello che dice obbligo di svolta a destra o a sinistra. Ecco, la sagra della primavera è qualcosa del genere. Ha cambiato la storia della musica europea, la storia della musica del Novecento. E il sacro, che si presenta inizialmente così innocuo, con una melodia esotica, orientaleggiante, a un certo punto esplode in un ritmo puro, fracassone, rumorosissimo, e la gente si divise. Chi era entusiasta e chi era inorridito, perché quella non era musica. Ascoltate. Era rumore, era un accordo d'orchestra, praticamente un cluster assolutamente dissonante, ed era ritmo allo stato puro, ma di una violenza qui non si rende. Immaginatevi però un'orchestra che suona questi ritmi in fortissimo, va bene, tutta l'orchestra, e vi si rizzano i capelli in testa, insomma. Se potete ascoltare un giorno la sagra primavera eseguita da una grande orchestra, ve ne renderete conto. È un'esperienza. Allora,
Quindi Stravinsky era quello che aveva in un certo senso violentato, capovolto, sovvertito le regole della musica. Insomma, non c'era più contrappunto, non c'era più armonia, non c'era più melodia, anche se c'era, come abbiamo sentito all'inizio, poi in realtà Stravinsky è pieno, pienissimo di melodie, ma c'era questa brutalità selvaggia che faceva appunto inorridire. E allora Vidal mandò a quel paese il povero Poulenc, che se ne tornò a casa. E poi nel 1931 però ebbe la sua, come dire, il suo momento felice, perché una miliardaria, multimiliardaria, una certa Winnaretta Singer, figlia di un grande, grandissimo imprenditore Singer di origine ebrea che vive in America. Ora, se io dico Singer, voi dite ma. Ma se dico Singer, pensate alle macchine da cucire, almeno qualcuno di voi le conosce, le macchine da cucire. Mia mamma aveva una Singer, noi la chiamavamo Singer, ma in realtà è Singer, perché è di origine tedesca, va bene. Allora, questa Winnaretta Singer, ereditiera di questo impero, si era trasferita in Francia, di origine americana, no? Di origine ebraica, ma poi era venuta in Francia, e si era sposata con un principe, va bene, il principe Edmond de Polignac. In realtà era un matrimonio di facciata. I due vissero sempre d'amore e d'accordo per tutta la vita. Lei divenne una mecenate incredibile, lei donava una larga fetta del suo patrimonio per promuovere le arti, la musica soprattutto, la danza, eccetera, eccetera. E Madame, la principessa di Polignac, come era diventata, è diventata una benemerita della musica. Dicevo, un matrimonio di facciata, perché sia lei sia suo marito in realtà erano tutti e due omosessuali. E quindi, però, vissero insieme, felici e contenti, ovviamente senza consumare il loro matrimonio, bene, ma facendo del bene alla Parigi di quell'epoca e guadagnandosi la stima, la gratitudine di tantissimi compositori, compreso il buon Poulenc, al quale Winnaretta Singer appunto commissionò un concerto per due pianoforti, e lui scrisse questo concerto per due pianoforti che andò in scena, insomma, venne eseguito verso la fine del 1932. Ma nel comporre questo concerto, Poulenc aveva in mente qualche cosa, aveva in mente le musiche della Gamelan di Bali, dell'isola di Bali, che aveva sentito a un'esposizione dell'anno prima. E allora nel suo concerto riproduce un po' queste sonorità. State a sentire l'attacco del primo movimento. Allora io vi farò sentire due passi, uno all'inizio proprio e uno verso la fine del primo movimento di questo concerto, e poi vi faccio sentire intercalati due brevi esempi di gamelan balinese, cioè di Bali, e sentite come la musica di Poulenc imita queste sonorità. Dopo vi dico cos'è il gamelan, ma lo sentite qua. È una grande orchestra a solo percussioni, praticamente, tutte percussioni di metallo, quindi una sorta di grande orchestra di campane che suonano, che fanno delle polifonie, che fanno dei ritmi complicatissimi, eccetera, eccetera. State a sentire.
Tardi di Poulenc è ispirato non solo a Gamelan, ma è ispirato proprio al concerto di Ravel, che era già diventato un modello. Perché il concerto di Ravel aveva debuttato proprio all'inizio, nel gennaio del 1932, quello stesso anno. Quindi i due concerti, quello di Poulenc e quello di Ravel, sono dello stesso anno. Ma Ravel era famosissimo, Poulenc era ancora giovane, tutto sommato, compositore. Poulenc quindi sente il concerto di Ravel e ne rimane incantato, anche se i due avevano gusti in realtà diversi. Ravel era famosissimo, è ancora oggi famosissimo. Tutti conosciamo almeno una cosa di Ravel, questa qui. Cioè, è stato anche questo brano che gli ha dato la fama. Ma come tutti i compositori che hanno molto successo, che diventano molto famosi, che vengono molto amati dal pubblico, molto spesso vengono poi bistrattati dai colleghi, allora si dice per invidia, ma no, non è invidia, non è questione di invidia, è questione che i compositori che hanno molto successo presso il pubblico, mi riferisco a Ravel, mi riferisco a Prokofiev, mi riferisco a Stravinsky, a Tchaikovsky, ne abbiamo già parlato, no? Tutti questi compositori spesso vengono visti come compositori che in realtà hanno voluto, come dire, accalappiarsi il benvolere del pubblico, sono andati in cerca del successo facile, a volte è così, ma nel caso di questi che abbiamo nominato non è assolutamente così. Sono compositori che hanno una qualità musicale straordinaria e però hanno dentro questa capacità di sedurre, e non è da tutti. Ravel in questo concerto a sua volta a cosa si ispira? Si ispira al jazz. È stato in America, lui era nel 1928-29, era stato in America per lungo tempo, già conosceva il jazz, frequentava i locali dove già si faceva jazz in Francia, era un appassionato, amava questa musica. E allora ecco che il suo concerto esordisce mescolando col pianoforte qualche reminiscenza della Spagna, quelle cose lì, va bene, ma mescolandola anche con il blues. E quindi c'è una strana mescolanza di reminiscenze spagnole e di reminiscenze jazzistiche, blues, nere. Va bene, era l'epoca, era l'età del jazz, si chiamava, e tutti quanti avevano attenzione per questa musica e altri invece avevano assolutamente orrore per questo tipo di musica. Allora, io adesso vi faccio sentire proprio l'inizio del concerto di Ravel. Ma subito dopo sentirete una musica che non c'entra assolutamente niente con Ravel, una canzone del 1959 cantata da Bruno Martino, una canzone stupida che in realtà è un blues, ma capirete perché ve la faccio sentire, perché hanno la stessa frase musicale, la stessa frase musicale. Prima vi faccio sentire la canzone così com'era, ma poi l'ho alterata un po' e l'ho resa nella stessa tonalità del concerto. State a sentire cosa succede. Allora, partiamo con il concerto di Ravel. L'inizio proprio. Orchestra. Attenzione quando entra l'orchestra. Questo è un blues. Sentite la canzone. Sono stanco da quando sono nato, sono stanco, mi voglio sedere. Sono stanco d'essere bianco. Sono stanco d'essere bianco.
La mia faccia voglio tingere di nero. E ascolta, allora adesso riascoltiamo l'attacco dell'orchestra. Ho rallentato la cosa abbassandola di un tono, nella stessa tonalità. Tutte e due, la seconda canzone, la canzone è un blues, ma tutte e due si basano su questa frase tipica di musica blues, di musica jazz, quindi, ok? Poi al centro del concerto di Ravel c'è un adagio assai, che io considero una delle pagine più meravigliose della musica di sempre. Ho detto l'altro giorno, parlando con un collega, con un amico, una frase esagerata che non vi riferisco, riguardo a questo adagio assai del concerto di Ravel. Mi fanno segno che devo chiudere. Allora, sì, due minuti. Per dirvi qualcosa di Stravinsky, che cosa ascoltiamo? Ascoltiamo il succo, la suite di un balletto, L'uccello di fuoco. È una favola, che come tutte le favole, molte favole, ripensate al Lago dei Cigni, anche qui c'è un principe eroe, c'è una principessa vittima di un incantesimo, c'è un mago cattivo, ma qui in più c'è anche la fata buona, se vogliamo, che in questo caso è l'uccello di fuoco. Bene, questo principe si aggira nel giardino misterioso, meraviglioso, ma terribile, rischiando la vita, del mago Cascelli. E un giorno riesce a trovare, sapeva che c'era, questo uccello di fuoco, miracoloso, che gli appare, e lui riesce a rubargli una penna fatata, che in realtà dà dei superpoteri. Ma poi lui ritorna in questo giardino e trova e vede delle principesse, delle giovani fanciulle che sono schiave di questo mago, se ne innamora. Ma viene catturato dai mostri di questo mago e morirebbe, verrebbe trasformato in pietra, solo che lui ha la penna. Allora tira fuori la piuma, la penna di questo uccello e riesce a salvarsi. A quel punto arriva l'uccello e mentre il mago già faceva una danza infernale pregustando la morte di questo intruso, va bene? L'uccello invece riesce a fare addormentare tutti con una ninna nanna meravigliosa, la famosissima Berceuse dell'uccello di fuoco. E alla fine, mentre tutti dormono, l'uccello di fuoco porta il principe nel luogo dove c'era il segreto dell'immortalità di questo mago, un uovo custodito dentro uno scrigno. Il principe lo prende, lo rompe e il mago muore. E con lui si dissolve il castello, si dissolve il giardino e queste principesse e la principessa torna libera. Non ascoltiamo niente perché non c'è tempo, ma lo sentirete dopo. Va bene? Grazie dell'attenzione. Buon successo.